euroregione.news. Recupero borghi e terreni dismessi. La storica Villa Russitz, con la sua azienda agricola e la casa famiglia che da un secolo e mezzo accoglie minori in difficoltà, ha ospitato la conferenza con il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Annualmente questa comunità internazionale si trova, ascolta le diagnosi sempre più disperate degli scienziati, prende, accenna qualche provvedimento disomogeneo, perché chi fa qualcosa in più, chi fa qualcosa in meno, e alla fine non esce fuori niente. La madre terra ci ripaga, perché lei non sta aspettando. I disastri che noi vediamo in questi giorni si implementeranno ulteriormente, la situazione diventerà sempre più problematica. Ed è questa la prima riflessione che noi dobbiamo fare rispetto al tema della giornata, no? Testimoniare che è opportuno un ritorno alla terra per ritrovare la nostra identità e nello stesso tempo per pensare a delle innovazioni, sono buone intenzioni, ma attenzione, queste buone intenzioni, se non sono supportate da una politica e da un cambiamento di paradigma profondo nei nostri stili di vita, nei nostri comportamenti, nel modo di produrre, nel modo di viaggiare, nel modo di distribuire, tutto questo rischia di diventare, come dice la piccola svedese Greta Thunberg, un bla 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 generale. E il bla 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 non fa giustizia rispetto a tutti noi. Il servizio completo di video su euroregione.news. Marco Mascioli. euroregione.news.